Suonatelecampane.it oggi è di nuovo con Carlo Pastori, con cui condivido molte cose da molti anni. Una delle cose più recenti che abbiamo fatto nel 2014 è l'album PEM, Parole e Musica, Pastori e Muto, e in questo album erano contenute anche alcune delle nostre canzoni, in particolare una, Portaci tante storie, che è la canzone che vi presentiamo oggi. Abbiamo avuto per l'occasione la possibilità di registrarla rigorosamente a distanza con i due musicisti che hanno registrato anche tutto il disco, cioè Fabio Besana al basso e Hermen Sangelon alla batteria. E questa canzone però ha una storia particolare che raccontiamo sempre, che vale la pena raccontare anche adesso, Carlo. Buongiorno a tutti, grazie per il vostro apporto. È semplicemente una lettera a Gesù Bambino scritta da un papà per uno dei suoi figli. Io ho scritto questa canzone nel 2009 per Giovanni, che allora compiva 20 anni, è il mio secondo figlio e di mestiere fa l'illustratore. Io credo che un padre per suo figlio chieda le cose che chiederebbe per sé, e siccome io, per me, la prima cosa che chiedo è di avere delle storie da raccontare, anche per Giovanni in quella situazione ho chiesto delle storie da raccontare come prima cosa in questo elenco a Gesù Bambino. Poi ci ho aggiunto cose che piacciono a Giovanni: l'estate, lo stare insieme con gli amici, la compagnia, il non avere paura, la cura per le persone che ne stanno male. È molto ideale come canzone, è una canzone elenco, e alla fine mi sono accorto che avevo chiesto tutto, lo dico sempre quando la facciamo dal vivo. Io è una di quelle canzoni che mi commuovo ancora cantandola, non così tanto come quella che ho scritto per mia madre, però quasi. Mi sembrava appropriata per questo momento. Secondo me Portaci tante storie è geniale, perché toglie tutti i filtri stupidi borghesi che abbiamo nel domandare tutte le cose belle della vita che desideriamo proprio, e quindi nel viverla e ascoltarla e cantarla, perché è un'altra di quelle canzoni che si cantano insieme, e penso che possiamo metterci dentro tutto il nostro desiderio, che in questi giorni viaggia, insomma, non è affatto semplice. E ricordo, non posso dimenticarlo, l'ululato di condivisione trionfante degli amici detenuti in San Vittore, quando chiedesti per loro la cosa più semplice, più bella, più importante, cioè la speranza. La speranza per chi sta in galera. Ci fu un'ovazione. Se non fosse stato che dovevi uscire, ti avrebbero eletto rappresentante ideale se fossi rimasto lì dentro. No, grazie di questo brano, perché ci aiuta un sacco. Cantiamocelo insieme e avanti con la... Posso aggiungere una piccola cosa? Certo. Ieri su un post di Joel Dix, un amico, un comico che io stimo molto, un attore, ho trovato questa citazione: i bambini non avranno paura della vita se i loro genitori non hanno paura della morte. Eccoci. Molto interessante questa citazione, è molto bella, e mi permetto di ringraziare ancora Fabio ed Hermes che ci hanno accompagnato nel disco e in questa versione. Ringrazio Fulvio Mattone, che è con me in suonatelecampane.it, Giovanni Assandri per il montaggio dei video, e Francesco Lorenzi che ci aiuta con tutta la questione tecnica di siti, piattaforme, eccetera, eccetera. Grazie Carlo, grazie mille. Ciao, a presto. Ciao. Portaci tante storie da raccontare, e stendi la tua mano su chi ha preso il mare, e portaci la pazienza necessaria per sopportare quelli che hanno sempre ragione e non ci fanno parlare. Portaci tante rose ad ogni primavera, e fa passare i giorni
come una preghiera. Portaci quel buon profumo di mandarini sotto Natale. Per favore, liberaci dal mare. Portaci tante storie e ogni tanto fatti sentire. E quando siamo stanchi, facci andare a dormire. E portaci sonni sereni e consola quelli che hanno paura. E per quelli che stanno male, portaci la cura e portaci una chitarra e una canzone nuova. E fa che torni il sole, che domani non piova. E fa finire in fretta l'inverno e noi si possa fare tardi la sera. E porta la speranza a chi sta in galera. Gente e anche a quelli che non hanno capito niente. Portagli qualche storia che avrà qualcosa da raccontare, fino al giorno che ti vedranno a ritornare. Fino al giorno che ti vedranno a ritornare. Fino al giorno che ti vedranno a ritornare.